Buonasera, salve Presidente, possiamo definire un punto di partenza, un buon punto di partenza, quello di Perrone? Diciamo che abbiamo dato una svolta, adesso vediamo, dobbiamo vederne chiaramente i risultati di questa svolta. Sicuramente la squadra ha capito che sono ritornate le re, prima non c'erano, e soprattutto che c'è un organico che deve essere impiegato nel modo giusto, in termini di inserimento all'interno chiaramente di alcuni schemi che non possono essere necessariamente quelli che uno vuole che siano, ma quelli che sono in funzione delle qualità dei singoli calciatori. Le è piaciuta già di più quindi la Salernitana come è stata messa in campo ieri? Ma ieri ha giocato con un rombo e voi dovete immaginare che Perrone è arrivato da appena 2 giorni era arrivato, quindi prima deve conoscere l'aereo, se sto dicendo. Da appena 2 giorni, quindi dovrebbe potesse conoscere, così potesse conoscere necessariamente tutto l'organico. La squadra sicuramente sta in una condizione fisica non eccellente e quindi pure questo è un altro elemento che sicuramente penalizza molto la qualità del gioco e soprattutto le potenze della squadra stessa. Adesso ho visto come stava Diaghi, come stata messa in campo con lo rombo, quella è una squadra che è stata allestita per giocare col 4-3-3, al massimo 4-3-2-1, quindi questa è un po' la squadra. E mi pare di capire che poi ieri infatti ha fatto degli aggiustamenti in corso d'opera, ha tolto Mancini dietro le punte, l'ha riportato a mezzo alla sinistra e poi ha messo 4, insomma una squadra che perdeva 2-0 poi ha rimontato 2-2, quindi sì, è una squadra che comincia a ritrovare il carattere, questo è un po'. Chiaro, siamo nelle prime 4 partite, poi speriamo che adesso il lavoro produca i risultati che noi tutti ci speriamo, ai quali speriamo, pensando che ci sono le condizioni, sicuramente delle potenzialità per poter fare bene. E queste potenzialità non sono legate agli stipendi, quanto sentivo quella persona che diceva che gli stipendi 200.000, 200 noi stipendi 200.000 onestamente non l'abbiamo dal punto di vista se non so se parlasse di Rordi o Nibbi. No, ma era un altro riferimento, non stavamo parlando di Salernitana, infatti Presidente, era un altro riferimento, però parlavamo di impianti sportivi, magari noi siamo stati i primi che dopo 30 anni magari stiamo cercando di usare Salerno in un piatto sportivo, quindi voglio dire. Vabbè, certo, dal punto di vista io, se avete visto, mi sono assunto la responsabilità. Venerdì sono venuto a Salerno, ho parlato con la squadra, ho fatto un ragionamento, ho rappresentato quali sono le problematiche. Adesso bisogna lavorare sodo per cercare di recuperare questo periodo, che è stato un periodo buio e che ha portato purtroppo defaianze non solo di posizione classifica ma anche di condizione della squadra. Per domenica Presidente serve una vittoria contro il Foligno? Ma io non faccio più previsioni, guardi, serve che la squadra ritrovi la serenità, ritrovi la compattezza, ritrovi lo spirito giusto, la determinazione, lo spirito del gruppo, ritrovi anche la condizione fisica, e se troverà queste condizioni diciamo una squadra che ha le potenzialità per poter far bene. Arriva il Foligno, non ci sarà però Presidente Giovanni Tedesco sulla panchina del Foligno che si è dimesso, e questa è una pratica poco diffusa però in Italia, quella delle dimissioni. Ma noi infatti specie abbiamo invocato alcune situazioni, probabilmente adesso agiremo in modo diverso con gli strumenti legali che abbiamo a disposizione. In che senso Presidente? Poi lo vedrete. Si riferisce a Galderisi quindi? Io mi riferisco all'azione che la società intraprenderà per dimostrare che praticamente se la mattina io non ho mai sollevato dall'incarico nessuno, lo sanno tutti, quindi. Misure che la società sta pensando di prendere, ecco, oltre all'allenatore, anche nei confronti di qualche giocatore, Presidente? La società farà quello che deve fare per tutelare chiaramente non solo i nostri interessi, ma per far sì che la squadra capisca che non si scherza, ognuno assumersi le responsabilità delle scelte, e nel momento in cui fa delle scelte sbagliate a danno di qualcuno ne paga le conseguenze. Quindi le novità mi pare di capire che non sono finite qui col cambio in panchina e con l'arrivo di Susini, che a questo punto che ruolo potrà avere Presidente?
coordinatore dell'area tecnica. Quindi resta Mariotto come direttore sportivo? Adesso vediamo, tutto il resto adesso vediamo, resta, non resta, eccetera. Adesso parliamo dei nuovi. Noi abbiamo rifatto lo staff vecchio, che c'era prima, sperando che questo staff, visto che conosce un po' alcuni giocatori, sia della, quelli di provenienza Lazio e altri, diciamo così, sono rimasti, visto che hanno militato quando appunto c'era questo staff, poi è stato utile, può essere utile appunto per il fatto che non devono conoscerne le caratteristiche, le conoscono già da prima e quindi possono essere avvantaggiati da questo punto di vista. Presidente, ma Calderisi ha pagato perché? Perché ha pagato, non è, Calderisi ancora non ha pagato, perché ha pagato? Nel senso che è stato esonerato, voglio dire. È stato esonerato perché, scusi, quando uno gioca con un modulo che non è idoneo per poter giocare, cioè giochi una volta, giochi due, giochi tre, vedi appunto con quel modulo non può giocare, se tu si deve farla giocare non ha senso, no? Sin dall'inizio c'è stato lo scarso feeling, però, mi è sembrato, tra lei e Calderisi, o sbaglio? Ma no, guardi, no, assolutamente, io non sono prevenuto nei confronti di nessuno. Non ripeto, la prima volta io sono... È caduta la linea, cercheremo di recuperare Claudio Lotito al telefono perché dobbiamo parlare anche di altre cose, dei biglietti che, con i prezzi che rimangono invariati, con degli abbonamenti anche. Intanto Gigi ha detto già qualcosa, Claudio Lotito ha detto che insomma, la società sta pensando di intraprendere altre azioni, credo a questo punto nei confronti non so cosa si possa fare. Non è che bisognerebbe capire quali sono queste azioni per poterci esprimere, chiaramente la società essendo titolare... della propria azienda, quindi probabilmente vede che ci sono dei presupposti per fare delle azioni, non so nei confronti di chi, in che modo, quindi sotto questo punto di vista no, io volevo semplicemente chiedergli se ecco. E al telefono sì. Claudio Lotito, glielo puoi chiedere, buonasera no. Di nuovo Presidente. Sì, Presidente, no. Uno spogliatoio va gestito con equilibrio, non va gestito creando gruppi, separazioni, situazioni di divergenza. La società non è controparte, la società fa parte del progetto, quindi tutti dovreste stare tutti insieme, la squadra, lo staff vecchio, l'allenatore, la società, tutti devono remare per lo stesso indirizzo, per lo stesso indirizzo, se soprattutto raggiungere gli obiettivi che tutti si sono prefissati. Quando si creano delle dicotomie all'interno chiaramente di questo rapporto, si creano delle divergenze, queste divergenze, come dicevo, creano squilibri all'interno dello spogliatoio e in questo i giocatori assumono atteggiamenti diversi, non rispondono. Quindi c'erano delle spaccature, Presidente, all'interno dello spogliatoio? Ma c'era una squadra che sicuramente l'avete vista, no? Come scendeva il campo in le condizioni, una squadra che dice scusa 2-0 a 17 minuti alla fine e perde 3-2 è sintomo di qualcosa che non funziona, no? Va a chiedi e perdiamo 4-1 quanto abbiamo perso è sintomo sicuramente non funziona, sono tenendo conto e continui a far giocare in certi ruoli che non sono i loro e continui con lo schema che non è corso per il tipo di giocatore che c'è a disposizione, sono due cose, o va apposta o comunque alla visione sicuramente non corrisponde a quella che dovrebbe avere, no? Solo l'allenatore responsabile o maggiore responsabile, quindi? Sì, ma tutto lo staff, nel staff uno porta lo staff, perché chi sono i responsabili? Non lo dire, chi sono? No, pensavo, ecco, sta parlando così nei confronti dell'allenatore di Calderisi che non c'è più ora, ma nei confronti dei giocatori, della squadra, lei anche la settimana scorsa ha criticato un po' qualche atteggiamento. La squadra, io l'ho detto, che chi ha sbagliato deve pagare. E aggiungo un'altra cosa, se la squadra ha assunto questo atteggiamento devo dire che qualcuno gli ha consentito, no? Scusi, Certo, è chiaro. Gigi Murani. No, volevo chiederle, Presidente, buonasera. Solo lei ha detto che venerdì è stato naturalmente con la squadra a parlare con i giocatori. Ha trovato una squadra che era poco serena perché si è visto che ancora c'era qualcosa anche nella partita di domenica scorsa. Poi all'improvviso la squadra si è ripresa proprio sotto di 2-0. Probabilmente sono resi conto che peggio di così non si poteva andare, sembra come se fosse ritornato nuovamente il vigore, la forza, la voglia di fare risultato. E questo qui lo sta dicendo lei, non è lo dico io, significherebbe che è una presa, una considerazione di parte.
Naturalmente questa è una squadra che ha i mezzi per poter fare molto bene, soltanto che questi mezzi, diciamo, non l'ha messi in campo. E non li metti in campo perché se tu fai giocare una persona fuori ruolo, se tu applichi un metodo di gioco, un assetto tattico che non è consono ai giocatori che c'hai, è chiaro che poi dopo che i risultati non arrivano. No? Ma mi scuso una cosa, ma probabilmente prima di ingaggiarlo, credo che Galderisi le abbia detto qual era il tipo di gioco che avrebbe adottato e con quei giocatori si poteva adottarlo o no? Oppure... Guardi, io non entro nel meglio perché io non sono stato in scelte tecniche, io ho solamente fatto considerazioni generali. Questa è una squadra che non può giocare col 4-2-3-1. Lo chiede a chiunque, qualsiasi persona che capisce le calcio e te lo spiega. Perché non hai i tornanti, non avendo i tornanti non puoi giocare in quel ruolo. L'aveva visto ieri la partita come cambia tra giocatore e giocatore, no? Inserendo un giocatore anche della Lazio, un altro che non torna, questo, se non hai tornanti dove vai? È una squadra che non può giocare in quel modo. Se tu dovessi giocare in quel modo significa che non lo so. Dare voi la spiegazione. No. Se la squadra non ha una condizione fisica di un certo tipo, la preparazione lo può fare vecchio, mica chi lo fa. Diciamo che l'allenatore non è stato duttile nel ragionamento, nell'adattarsi ai giocatori che aveva probabilmente. Ma sono tanti i problemi sulla salute che stiamo, perché non sono qui a dire quelli che sono i problemi. I problemi sono tanti, tantissimi, perché torno a ripetere, chi prova a creare la controparte della società sbaglia, perché poi i giocatori si sentono in diritto e il dovere fa come gli pare. Presidente, le voglio chiedere un'altra cosa, perché lei prima ha ricordato che non aveva mai esonerato un allenatore prima, ma a questo punto, perché bisogna anche dire che dopo 3 giornate esonerare un allenatore è anche un po' una sconfitta, una rivisitazione anche dei programmi della società. Ma sa, questa è la rivisitazione, perché la vita è la capacità di un dirigente del calcio, è quello anche di rendere atto magari di cambiare al momento opportuno, perché altrimenti allora un errare umano mestre sempre perseverare è simbolico, no? Invece quello che non cambia, Presidente, è anche il prezzo dei biglietti per domenica prossima, prezzi invariati, lei lo sa che questo non fa piacere tanto ai tifosi. I tifosi, perché sono i tifosi? Scusate, se avesse qualche cosa non fanno piacere anche i tifosi, io penso di sto rispettando, sto dimostrando delle grandi considerazioni, adesso piano piano, vediamo le fatte abbonamenti e poi vediamo come... quello che scaturisce. I prezzi non sono un po' alti, Presidente? Ci chiedono i tifosi. Guardi, io non so, i prezzi sono un terzo di quelli che c'erano prima. Faccio capire. Andate a controllare i prezzi che facevano quando c'erano Lombardi, cioè la precedente oggezione, guardate questi. Sì, però ecco, 11 euro forse, Presidente, per una curva sud in seconda divisione, probabilmente, insomma, è un po' sopra la media, no? Perché? Mi dica. Rispetto ad altri prezzi di altri stadi. Lei non sta andando in posti, scusi, mi perdoni. Allora le faccio un discorso, anche il monte ingaggi della Salernitana è sopra la media. E nonostante questi prezzi il pubblico della Rechi è 3 volte superiore un po' a tutti quanti gli altri stadi, anche nell'ultima giornata si è visto. Allora guardi, il monte ingaggi della cosa è pari a 4 squadre normali della categoria. Marco, attenzione. Quindi allora pure questo, non ci sono parametri di riferimento certi, no, voglio dire, no. Ecco, se voi volete una squadra che sia vincente, che sia forte, che abbia una prospettiva, che sia propositiva e organizzata, chiaramente recessi come i ricavi. Ecco, è importante che lei riesca a spiegare questo, Presidente, perché non so se l'ha ascoltato, anche il sindaco De Luca l'ha invitato, insomma, a spiegare meglio anche le sue posizioni nei confronti dei tifosi, perché no, guardi, spesso le sue dichiarazioni non vengono prese bene qui. Ma no, guardi, questo lo dice lei, io ho chiarito bene con i tifosi quali sono le cose, diritti e doveri, torno a ripetere, i tifosi devono fare i tifosi, la società deve fare la società, punto, questo è il quadro della situazione. Dopodiché io rispetto i tifosi, cercare di dare il maggior numero di servizi possibile, la maggior organizzazione possibile, la maggior possibilità di poter raggiungere obiettivi possibili, quindi questo posso fare, no? Quindi, insomma, altrimenti, scusi, io voglio dire una cosa,
Mi pare capire, scusi, perché lo dico, in 8-10 mesi questa società ha ricomprato la storia gente che ci ha impiegato 5 anni in altre società. Chiaro? 8 mesi. Sta investendo su un centro sportivo di concerto col comune per poter, grazie al comune, per poter avere un centro. 20 anni nessuno ha mai avuto un centro sportivo qui a Salerno, della squadra. O sbaglio, la società non ha mai avuto. No, il campo sportivo è vero, è sempre stato un problema. Scusi, una squadra che sulla carta, lo dico io, sulla carta, poi dopo giustamente dice le partite, sulla carta è una squadra altamente dotata, tanto è vero che c'è un ingaggio alto, perché purtroppo se abbiamo ingaggiato un giocatore che giocava in Serie B, spiegatemi qual è il problema, cioè, poi il tifoso se non è contento, cioè no, vuole entrare gratis, forse prima c'era il costume che mezz'ora prima, no, della partita, sapevano di cancello e entravano, e questo secondo me non capita, perché non può capire soprattutto il giorno rispetto a prestigi di sicurezza, e quindi vogliamo che tutto avvenga nel modo trasparente e corretto. Sì. No, ma non è questo, Presidente, le chiedevo soltanto se ha intenzione o ha pensato di abbassare i prezzi, soltanto questo. Ma guardi, noi abbiamo fatto quello che, guardate i prezzi, già ve l'ho detto, che corrispondono questi prezzi ai prezzi che sono inferiori, ve lo faccio vedere, porto il prezzo di quanto costavano i biglietti nella gestione precedente alla nostra, e vedete quanto costavano. Vabbè, sì, no, questo lo ricordiamo anche noi. Comunque, allora dopo 5 anni ancora parlate dei prezzi medi, dopo 5 anni, se lei va da un negozio a comprare una cosa, il prezzo sarà aumentato, no? Eppure dopo 4 anni ancora i prezzi sono più bassi, quindi vuol dire, no? Presidente, sugli abbonamenti invece. Non si possono, voglio dire, al servire due padroni, dice una parabola del Vangelo, e poi un'altra cosa, la botte piena voglio bene, non si può stare. Questo è il discorso, perché le squadre necessitano di risorse. Se vuoi fare una squadra che competitiva, devi dare un'organizzazione, devi fare grossi investimenti. Questa è la società, con tutto il rispetto, che fino ad oggi noi non ha prodotto risultati economici, perché che produce? Sono soldi che mettiamo io e mio cognato dentro, e basta, no? Ah beh, insomma, pensa anche di recuperare, insomma, dall'incasso al botteghino. E gli abbonamenti, e Presidente? Ma lei sa quanto l'anno scorso di quanto è stata finanziata questa società? No, non ho capito, mi scusi. Di quanto è stata finanziata questa società l'anno scorso? E di quanto dovrà essere quest'anno? E che incasso e botteghino che producono? Secondo me producono la produzione di tutti i problemi. Se avessero prodotto la produzione di problemi, scusi, lo vogliono tutti, No, in parte io dico, insomma, lei sta spiegando che l'incasso a botteghino è un'importante entrata. Cioè, dico, se lei spende 3 milioni e mezzo e incassa, dico, la stupidaggine, 300 mila, sto dicendo un numero, 300 mila spezza i soldi, i problemi, no? Capito? No, assolutamente. E allora di che parliamo? Era una parte, insomma, perché mi sembra di capire, ecco, anche questo dalle sue parole, visto che non si abbassano i prezzi perché è tutto proporzionato agli investimenti, giusto? No, ma non è, allora io l'ho spiegato prima, Allora non ho capito. Noi ci siamo attenuti al vecchio prezzario e l'abbiamo ridotto rispetto al vecchio prezzario di 3 anni fa. E siete questo che dobbiamo fare. E non solo, e il rapporto agli investimenti che abbiamo fatto, guardate che investimenti abbiamo fatto, e così vedete, no? Cioè, manca pure adesso che oppure a meno che lei, cioè, qualcuno prende il debano integrale, se qualcuno prende il debano integrale c'è un giro. No, vabbè, comunque io non voglio entrare ovviamente in polemica con lei, stavo soltanto cercando di capire, di far sentire anche ai tifosi anche il suo pensiero sul prezzo dei biglietti, siccome se ne discute. Il mio pensiero, scusi, l'abbiamo ragionato e pensato, prima di noi facciamo i prezzi così, la mattina ci svegliamo e c'è i prezzi tanto per farli, abbiamo fatto i ragionati sulla base, peraltro tenendo conto delle situazioni obiettive in cui versa in questo momento l'economia italiana, in particolar modo quello di Salerno, quindi sappiamo perfettamente quali sono le problematiche, noi lo facciamo apposta. Ma con tutto il rispetto, però poi ci stanno dei prezzi che sono sotto i quali, e allora a questo punto non conviene neanche fare l'abbonamento o fare il biglietto. A proposito, perché, Presidente, sugli abbonamenti cosa ci può dire? Per farle capire che su quel prezzo noi paghiamo un aggio alla lottomatica. Certo, no, assolutamente. Sugli abbonamenti, Presidente, cosa ci può dire? E noi la lottomatica l'abbiamo messa per dare vantaggio agli tifosi di poter fare in qualsiasi parte d'Italia il biglietto, cosa che magari le altre squadre non ce l'hanno. Nessuno ce l'ha, va dal botteghino lì, a posto, dicevo, forse si aspetta mezz'ora prima, così si aprono i cancelli e c'era. Presidente, ci può dire qualcosa sugli abbonamenti? Non so che ti faranno gli abbonamenti, questo che vi ho detto, adesso iniziano gli abbonamenti.
Quindi è saltata un'altra partita casalinga, si ragionerà sulle 10 partite in casa a questo punto? Ma chi l'ha detto saltata un'altra partita? Chi l'ha detto, scusi? Questa qua di domenica, si faranno prima di domenica gli abbonamenti? Ma adesso esiste, ma l'hanno? Quindi adesso, in questa settimana? Certo. Ah, ok, ci sta dando una notizia importante questa, perché anche i tifosi li aspettano gli abbonamenti, quindi sarà ufficializzata in settimana, ci può dire quando, con maggiore precisione? Adesso non lo so, adesso non è che seguo tutte le procedure, adesso domani mattina mi informo, io do a disposizione già venerdì di questa cosa. Ok, perfetto. E intanto ieri Presidente era a Mugnano, nonostante la partita con la Lazio, gli impegni televisivi con la Rai, con l'elicottero è arrivato. Hai visto? Sempre visto, vicino alla squadra lei? Vede, questo dovrebbe essere già demonito alla squadra, alla cosa, sia la squadra e soprattutto ai tifosi, no? Se fossi l'altro dico scusi, ce l'è andato, no? Va bene Presidente, la ringraziamo. Prego, e secondo me invece di creare questa così dicotomia tra la tifoseria, la società, la cosa, cioè, dobbiamo fare un corpo unico perché noi dobbiamo vincere, cioè, portare a casa il risultato quest'anno. Presidente, ma mica la creiamo noi la dicotomia, Se, altrimenti rimaniamo tra coloro che sono sospesi nel girone degli ignavi, tante chiaramente li catalogava. Lei ha ragione Presidente, ma mi posso permettere di dirle una cosa? Sì. Non la creiamo noi certo la dicotomia, però probabilmente bisognerebbe anche sentire un po' gli umori della gente in strada, sì, i tifosi cosa dicono. Deve ragionare con i fatti, non con le chiacchiere, perché le chiacchiere si portano via il vento. Noi non vendiamo sogni, ma soldi in realtà, già ve l'ho detto 100 volte, quindi siamo abituati a non illudere le persone. Allora qui sono due le cose, volete una squadra che sia competitiva? E ognuno deve fare la propria parte. Noi lo stiamo facendo, lo stiamo dimostrando con i fatti. Poi dopo, i risultati speriamo che arriveranno, ma sicuramente sugli investimenti non sono per nulla. Va bene Presidente. Fa la parte, no? O sbaglio? Va bene, grazie Presidente per il suo intervento.